Benvenuto a questa mostra. Grazie. E ci fa veramente onore questa visita sua. Abbiamo faticato tanto per metterla insieme e siamo contentissimi della sua presenza. Grazie. Grazie per l'iniziativa, faccio talmente straordinaria come interesse. Abbiamo al Palazzo della Regione a Milano e con la scritta State a casa. Veramente è stata un'emozione per me, sicuramente. Certo. Era anche incinta l'infermiera, per cui questa dedizione, essere incinta e andare a salvare vita. La sala abbiamo sempre questa storia, però che comincia un pochettino ad aprirsi. C'è il lockdown e ci sono però delle sanificazioni, c'è gente al lavoro per far sì che il paese sia al sicuro. Sì. Invece qui è una sala dove si respira un po', c'è un ritorno molto lento alla vita, alle scuole, anche alle manifestazioni. Questa fotografia magari la conosce benissimo. Sì, sempre è la stessa autrice dell'altra. Però cominciamo ad essere con qualche segno di vita, sì. Era presente una sanificazione, se non sbaglio. Don Bosco, sì. Siamo andati con Amas in esercito e via lì abbiamo iniziato le sanificazioni delle chiese prima che i fedeli rientrassero. La ripresa di matrimoni, sì. La pizza a Napoli. Questo è benissimo. Però mantenere il ricordo di quello che è avvenuto è una cosa importante anche per il futuro. Certo, è un monito. Sì. Il totale delle persone attualmente positive è di 73.880. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati. Grazie a lei Presidente, essere tornato. Buon lavoro. Grazie a lei, a voi. Grazie. Di nuovo Presidente, grazie. Grazie a voi.